Benvenuti nuovi. Allora, io sono Anna, ho 9 anni e oggi mi presento e farò vedere un sacco di cose bellissime di quando ero bambina piccolissima. Iniziamo. Allora, mettete vibra e non capite. Iniziamo. Allora, quando ero piccola, avevo un bambolotto proprio bellissimo che io amavo, lo coccolavo e dormivo con lui. Questo qui è vecchissimo. Tutte le cose, prima era così, per ora sta questo coso da fuori. I capelli sono tutti scampigliati e poi è sporchissimo perché lo giocavo molto. Poi una cosa che giocavo molto, ma molto, era questo cavallo. Io l'amavo, lo pettinavo, ora non lo pettino più perché ormai non lo uso più, però io non li butto. Guardate, tutta la criniera, qua ho fatto la treccia. Poi c'è un'altra cosa. Un'altra cosa che io amavo tantissimo. Questa scatola con tutti i miei colori stanno ancora da dentro alcuni. E io l'ho sporcata tutta. Questa l'amavo perché avevo tutti i miei colori. Perché io amavo disegnare. Abbiamo. Ma non sono brava e non so nemmeno fare un cavallo. Uno scotch che usavo da piccola per attaccare le persone. Non lo uso più per giocare. Poi questa colla qui, tutta secca. E ci sono alcuni colori vecchissimi. Ah, questa me l'ha comprata mia zia per non tagliarmi veramente. Delle forbici minuscole, appunto arrotondata. Temperino che usavo alle elementari, ora sto ancora alle elementari, però questo lo usavo in prima e ora sto in quarta elementare, quindi non uso più, però era vecchissimo questo, l'avevo all'asilo mi pare e mia mamma me l'ha comprato all'asilo, voi era ancora nuovo e quindi l'ho usato, e ora è vecchissimo. Un'altra cosa vecchissima che io amo un sacco, spero. Questo portafoglio che ci attaccavo degli stickers, per ora l'ho torti, e questa era la mia vita, infatti c'erano dei soldi finti, credo che c'erano anche i veri, però non mi ricordo molto. Qui c'erano come si chiamano? I gettoni per andare in vacanza, i gettoni per giocare, un euro per vinto. Ma guardate, io li usavo per sempre giocare, per andare alla Wai, che c'erano i giochi, bellissimo, che andavo alla posta, bellissimo. Scusate, però un po' così. Poi una cosa che ho rotto, ma proprio tanto, ma tanto, ma tanto, ragazzi. Secondo sono bene. Vabbè, questa scatola io l'ho rotta. Questa era bellissima, cioè bellissimissima. Infatti c'erano tutte le mani qui, bellissima. E qua c'erano gli, cosa si chiamano? Gli acquarelli, i miei timbri che sono sporchi e molto vecchi. Questa era la cosa dei timbri, questi erano rotti, stavano nei lati. Poi un taglierino che funziona ancora, wow. Alcuni taglierini non funzionano, li ho rotti tutti, perché io amo i taglierini, cioè mia mamma da piccola non me li comprava, però un giorno ho deciso. Ci sono anche dei cassetti, qui c'erano i pennarelli, sono rimasti solo due. Non ci credo, raga, e poi
c'era che ci sono tutti tranne due. Cosa dico? Poi i pastelli che ci mancavano. Ecco, evviva! Però io metto sempre in tutto in disordine. Allora, mia mamma me l'ha tenuti giù la cantina per un sacco di tempo. Io non li ho visti, però oggi li ho visti e ho deciso di fare il mio primo video. Così ho aperto il canale. Questa cosa e questa qui. Poi una cosa che amavo tantissimo, questa, che la serrotta, me l'ha regalato mio zio l'anno scorso, però questa era rotta e quindi non la potevo più usare, però lo usavo per finta, ora la uso per finta, perché lo potevo portare su tutto. Infatti questo video, provo a vedere dei giochi dell'anno scorso, i giochi di tanti anni fa. Non ve l'ho spiegato prima. Si può portare anche a spasso. Qui mettevi il filo per cucire. Vabbè, non so dire. Non sto parlando oggi. Ah, una cosa che scrivevo con tantissimo con quella. Guardatela. Questa è la mia cantina, prima cosa. Sono arrivata qui. Guardate, questa la uso tanto, tanto, ma tanto. Infatti è pure rotta. Questo qua davanti non si toglieva, ora si toglie perché è rotta. È tutta sporca. Di polvere. Ah, una cosa che mi ha comprato mia mamma. Questa che me l'ha regalata l'anno scorso e la uso per la palestra. Questa qui, vedete, con Malaysian. E dentro c'è, non ci sono le cose della palestra, una borsellina che mi ha regalato mia zia tanti anni fa. Infatti è tutta sporca. E alcune cose, tanti scotch e tante cose. Beh, non vi faccio vedere tutta perché ci sono un milione che ci ho messo dentro. Una cosa che usavo ancora tantissimo per il mio bambolotto, questo qui che vi ho fatto vedere prima. Questa, per dargli da mangiare, ancora nuova. Insomma. Una cosa ancora che amavo tantissimo, questo qui che me l'hanno regalato. Io lo volevo tanto, lo volevo proprio tanto, un borsellino proprio uguale, perché io adoro il nero e il rosa. E rosa, quindi benissimo, e quindi me lo sono preso tutto nero, me l'hanno regalato nero, nero, proprio nero. Poi una cosa non trovo più. Ah, oddio, la casa di Hello Kitty. No, questa l'ho usata un sacco, infatti ci ho toccato anche questi cosi, questi coschi. Qua c'era il tetto, qui che l'ho perso, non l'ho perso, si apriva e c'era la cucina, qui dove si entrava, si apre ancora, bellissimo, questo ci ho giocato un sacco. Oddio, sta cadendo tutto il mio coso. Poi c'ho questa bambola di Ersa che io la volevo tanto, ma tantissimo, il mio compleanno me l'hanno regalata, tutta impolverata che non la uso più. Io avevo anche la casa dei Barbie di Barbie, però era rotta e quindi l'ho buttata. Però qui è un po' imbarazzante perché sto solo con il tuo. Non si sa la gonna perché l'ho persa la gonna. Io perdo tutto qua dentro. Ah, questi me li ricordo. Tipo, scusate, qua sta cadendo tutto. Ho tanto il tetto. Benissimo. Ecco qua.
scusate, sta cadendo tutto. Cioè, raga, vi faccio vedere. Guardate, qui c'è una malanga di giochi, però ora non vi faccio vedere tutti perché sono infiniti. Dietro c'è la mia cosa, aspetta, qui c'è la mia cosa con lo specchio che si accende, perché non si accende più perché è rotta, no, non si accende più, no, non si accende. Comunque qua c'era il cuore che si accendeva, ora non si accende più. Qua ci sono le cose che mettevo i trucchi. Poi c'è questa, che l'ho data per tutto l'anno. Quelli siete voi, guardate. Quelli siete voi. Vabbè, non mi vedete perché... No, un po' sto attivando. Vabbè, mi metto ancora qui. Ok. Una cosa che adoravo tantissimo era i vestiti delle bambole. Ciccio bello, questo è Ciccio bello. Ve l'ho detto. Scusate, mettiamo qua. Questi erano i vestiti di... mi alzo perché sennò mi faccio male le ginocchia. Questi erano i vestiti di Ciccio bello che non c'entravano, quindi ho alzato la cosa. Non so perché non c'entravano, però... Cioè, mi sono i vestiti di Ciccio bello. Ho comprato una misura troppo alta, secondo voi? Non è vero. Qui c'è la taschetta. Questo è il vestitino da sera. Invece questo è il pigiamino. Tutto sporco. Che ci giocavo un sacco. Con il pigiamino ci giocavo un sacco. Un sacco, voglio dire. Una cosa che adoravo tantissimo è un libro. Ve lo faccio prendere. Qua una cosa che adoravo tantissimo era questo libro Aida, che io, mia mamma me lo leggeva quando ero piccola, cioè lo adoravo. E niente, questo è il mio primo video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, mettete tanti pollici in su, mi raccomando, accendete la campanella per essere sempre aggiornati. Ciao.